Grazie Presidente. Allora, brevemente, cercherò di essere più breve possibile. Ricordo al consigliere Politi che lui non ha voluto partecipare a questa iniziativa che presentava la mozione a mia prima firma, ex articolo 58. Nonostante lo avessi invitato a farlo, ha preferito non sottoscriverlo, quindi è stata una sua scelta precisa. Per quello che riguarda il tema che la mozione va a toccare, non ripeterò quanto già è stato detto da altri prima di me. La consigliera Guadagno ha sottolineato tutti gli aspetti più importanti, quindi non c'è bisogno di riportarli, ma anche gli altri consiglieri che sono intervenuti. Ricorderò invece, anche per la corretta lettura dei fatti, che la mozione era stata presentata come un provvedimento di urgenza, cioè come una ex 58. E ancora non mi è chiaro per quale motivo è stato ritenuto che questa mozione non avesse i criteri per essere accettata come un atto di urgenza, come un ex 58. La mozione della Presidente Guadagno si collocava su più criticità, allargava lo sguardo su problemi di tipo strutturale e quindi chiaramente anche se prima fosse arrivata meglio sarebbe stata, ma è stata presentata come una mozione di percorso normale. Viceversa, noi abbiamo visto atti di urgenza affrontati dall'Assemblea sulla mobilità, sui tavolini, su ogni cosa. Viceversa, questa mozione che andava a toccare un punto nevralgico che la Commissione Pari Opportunità aveva toccato è stata ritenuta non urgente. Quindi o questa amministrazione a questa città non ha nessun interesse per la cultura, oppure ripeto, mi rimane veramente ignoto il motivo per cui tecnicamente non rispondeva ai criteri di una ex 58. Tant'è vero che dal 7 maggio, il giorno in cui si è svolta la commissione che ha poi deciso di presentare la mozione, siamo arrivati ad oggi. Il 7 maggio la dirigenza e le rappresentanti sindacali del Teatro dell'Opera sono stati ospiti della Commissione Pari Opportunità e in quella occasione si sono confrontati sul tema del lavoro agile proprio durante l'emergenza sanitaria, perché eravamo ancora nelle fasi primordiali di emergenza sanitaria che aveva appunto bloccato tutte le manifestazioni artistiche. E nel corso di quella seduta la dirigenza del Teatro dell'Opera ha dichiarato di non poter consentire a tutti i dipendenti di lavorare in modalità smart working, che è la modalità che dal Ministero in giù tutte le istituzioni viceversa sollecitavano per i dipendenti. E questo dunque, a parere della Commissione, originava una discriminazione di trattamento tra i dipendenti amministrativi a cui invece veniva concessa e le maestranze artistiche del Teatro dell'Opera, le uniche maestranze a cui veniva negata la possibilità di accedere allo strumento dello smart working. È appena il caso di ricordare, ma veramente appena il caso di ricordare, che lo studio individuale rappresenta per gli artisti una parte fondamentale e integrante del proprio lavoro. Impedire la possibilità che le nuove tecnologie danno di esercitazione collettiva significa impedire la realizzazione di programmi, tant'è che altri teatri lirici italiani autonomi, non a caso autonomi come la Scala di Milano e il Teatro Bellini di Catania, lo hanno fatto. Quindi evidentemente tecnicamente era possibile farlo. Le istituzioni raccomandavano il ricorso allo smart working, viceversa il Teatro dell'Opera di Roma ha ritenuto a tutt'oggi, perché a tutt'oggi soltanto una seduta è stata resa possibile con lo smart working per le maestranze artistiche, e quindi si è vanificato tutto il patrimonio di conoscenza e di esperienza che il teatro ha, ovviamente portando un enorme nocumento non soltanto alle maestranze che in questo modo sono state anche
penalizzate dal punto di vista economico, e non mi soffermo ancora su quanto i colleghi che mi hanno preceduta hanno già ben espresso, ma anche dal punto di vista artistico. Quindi io ovviamente ringrazio tutti i sottoscrittori della mozione, rassicuro il collega Politi della assoluta armonia del gruppo del Movimento 5 Stelle, e consegno all'Aula questa mozione pregando tutti di approvarla. Grazie.